Il Ferrara Balloons Festival è il grande festival dedicato alle mongolfiere e a tutti gli sport dell'aria che si tiene a Ferrara l'ultima settimana di settembre. Un festival straordinario, organizzato interamente dal comune e dalla provincia di Ferrara. Una grande festa che per 4 giorni ha riempito i cieli della città estense e che ha portato al parco urbano la bellezza di 150.000 persone. Numeri straordinari per la seconda edizione di un appuntamento che è già entrato nel cuore del pubblico e degli appassionati. Un immenso villaggio all'aria aperta dalle 7 del mattino fino a mezzanotte. 2 info point sempre aperti e a disposizione del pubblico. Materiale promozionale e mappe presenti in ogni angolo. Aquiloni acrobatici, aerostati di carta, 2 recolli al giorno e più di 1.000 voli vincolati aperti al pubblico, la cui offerta libera è stata interamente versata in beneficenza. E la bellezza di 30 mongolfiere presenti, 30 spettacolari palloni di tutti i colori e per la prima volta ospiti 2 forme speciali. E il celebre team della Festo con le sue incredibili mongolfiere Fiere gemelle e l'arancia Ballooning Team, l'unica forma speciale italiana, un'arancia alta 5 piani. Un appuntamento per addetti ai lavori, ma soprattutto un evento pensato per il pubblico. Uno spettacolo ideato e realizzato per fare turismo. Tutti i pacchetti turistici preparati dal tour operator partner del festival venduti a tempo di record. Centinaia, le visite guidate speciali al centro città, situato a pochi passi dal parco. Un'area camper con più di 200 piazzole all'interno dell'area del Ferrara Balloons Festival totalmente esaurita. Voli turistici in aereo e in aliante sulla città e lanci con il paracadute. Un evento turistico vero e proprio a 360 gradi con i numeri delle grandi occasioni. È stato incentivato l'uso delle biciclette. Lasciare la macchina e raggiungere il parco in sella è stata l'opzione preferita dal pubblico. E per il Ferrara Balloons Festival è stato addirittura pensato un piano del traffico speciale, con navette gratuite dal mattino fino alla sera, dai parcheggi e dal centro città, e una cartellonistica accurata e ricca di informazioni per evitare ingorghi e fastidi. La sicurezza e l'organizzazione interna del parco sono state affidate alla preziosa esperienza dei corpi volontari della Protezione Civile. All'interno del parco, poi, erano presenti grandi aree dedicate alla ristorazione con più punti all'interno del festival. Ristoranti e bar hanno accontentato decine di migliaia di visitatori, deliziandoli con le specialità gastronomiche della provincia di Ferrara. Il Ferrara Balloons Festival non è solo mongolfiere e sport dell'aria, ma è anche shopping e attività. Decine gli stand commerciali e negozi, un'intera area del villaggio dell'aria trasformata in una passeggiata tra vetrine di prodotti tipici, abbigliamento, giocattoli e tanto altro. E poi ancora tutti gli eventi delle aree speciali, a metà tra sport, arte e fashion, che hanno attirato su di sé le attenzioni del grande pubblico con un programma fitto e coinvolgente, con un occhio di riguardo per tutte le associazioni di volontariato protagoniste al festival. I bambini, i veri ospiti del Balloons Festival, hanno potuto partecipare a stupendi laboratori didattici e a 1.000 attività pensate appositamente per loro, oppure giocare in una gigantesca area attrezzata con gonfiabili e tanti altri giochi. Mentre per i più piccoli è stato approntato un servizio nursery con tutti i servizi necessari.
Il Ferrara Balloons Festival è spettacolo, ma è anche tanto sport e tempo libero all'aria aperta. Andare a cavallo per il parco oppure in canoa nel lago. Partecipare a I Colori del Parco, la prima gara podistica dedicata all'evento. Giocare a golf con maestri e giocatori professionisti oppure iscriversi alle gite in bicicletta organizzate. Queste sono solo alcune delle attività sportive organizzate al Balloons Festival 2006. Centinaia di eventi per un programma ricchissimo hanno riempito le giornate al parco, ma non solo. Anche la città è stata coinvolta con un concorso tra i commercianti per la vetrina tema più bella. E nel castello Estense erano presenti ben due mostre dedicate al mondo delle mongolfiere. Un ritmo incessante, mai un minuto libero tra musica, danza, esibizioni sportive, balli e prove sulla pedana al centro del villaggio, con la presenza di decine di associazioni e di specialità sportive, passando per le sfilate del Palio di Ferrara, presente al parco con un meraviglioso villaggio rinascimentale perfettamente ricostruito, e gli splendidi concerti del palco centrale che hanno visto i buskers e i conservatori di Ferrara e di Fermo suonare, accompagnando il volo delle mongolfiere durante lo spettacolare night glow serale e all'alba, quando le mongolfiere si levano in volo al sorgere del sole e tanto altro. Ed infine la presenza del centro operativo Forze Armate di Poggio Renatico e dell'Aeronautica Militare, la cui pattuglia acrobatica delle frecce tricolore ha inaugurato il festival con uno straordinario passaggio radente sulla città e che ci ha regalato una mattinata elettrizzante grazie alla simulazione di elisoccorso che ha coinvolto tutto il parco. Organizzato da istituzioni pubbliche, con il patrocinio del CONI, dei Ministeri dello Sport e della Cultura e con il plauso del Presidente della Repubblica, il Ferrara Balloons Festival è un evento importante, carico di emozioni, cresciuto in due anni fino a divenire uno dei più grandi festival d'Europa e destinato a crescere ancora. Ma è soprattutto un evento unico nel suo genere, dedicato al pubblico e pensato per la gente e oggi un appuntamento di punta nel panorama turistico italiano. Ma non finisce qui, le sorprese nel 2007 saranno tantissime. Arrivederci alla prossima edizione.